Buonasera, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con il solo calcio, le 21:04. Dunque un Pescara travolgente sabato scorso contro il Pisa, 3-0 il verdetto finale, 7 gol nelle ultime due partite interne, 4 dal capolista Benevento che ieri ha battuto l'Empoli 2-0. Empoli che sarà la prossima avversaria del Pescara sabato ore 18, stadio Castellani. L'Empoli attraversa un momento oggettivamente delicato, soltanto 3 punti nelle ultime 5 partite, 2 sconfitte contro il Pordenone alla Dacia Arena di Udine, appunto ieri a Benevento, non vince dal 28 settembre 3-0 sul Perugia in casa al Castellani. Buonasera a Pierpaolo Marchetti. Buonasera, buonasera. Intanto a tutti. Ricordo che è in corso di svolgimento il posticipo, il Cosenza ha sbloccato la situazione sulla Cremonese, è il posticipo dell'undicesima giornata, vediamo un po' il marcatore, non ce lo danno ancora, al terzo minuto dunque al San Vito Barulla di Cosenza, la squadra di Braglia in vantaggio sulla Cremonese di Marco Baroni. Volevo chiederti qualcosa su Kragl che ieri è andato a segno, no? Subito, magari vogliamo affrontare l'argomento più tardi. Era quasi ora. Quasi ora, per essere vedevo che eri contento quando sei arrivato in studio. Sono contento perché ti voglio bene. Il brodo di giuggiole. So che finalmente hai vissuto una giornata serena. Ti potrei ricordare che quando la settimana scorsa hai profetizzato il Venezia come sorpresa del campionato, il giorno dopo ha perso in casa, ma non... Però ha pareggiato poi contro l'Ascoli. Sì, un punto, no? In due partite, insomma è in media profeta, diciamo. In media profeta, questa non è male, però ti dico che sarà la sorpresa del campionato, io non cambio idea perché ha un ottimo allenatore che risponde al nome di Alessio Dionisi. Io credo che dopo l'acqua alta, le cavallette e la peste... La tua profezia sia una delle più grandi disgrazie che possono capitare. Io mi pronuncio sempre prima, non solo in omaggio al mio cognome. Sì, ma tanto da qui a giugno non se lo ricorda nessuno, ma te lo ricordo io. Cioè, io non è che giudico dopo come fai tu, al risultato acquisito. No? Ma guarda, è già complicato giudicare dopo, pensa prima. Va bene, questo era il teatrino iniziale come ogni trasmissione. Buonasera a Totò Martorella, presidente della Curi Teramo, perché la Curi è sbarcata a Teramo da quest'anno. Buonasera Massimo, grazie, più che complimenti, in bocca al lupo, in bocca al lupo, perché sì, è una bella sfida, in un territorio diciamo diverso dal nostro solito, però siamo molto contenti. Ne parleremo nel corso della trasmissione. Buonasera e ben ritrovato a Maurizio Tacchi. Buonasera. Ti hanno segregato fino ad oggi a Catania, no? Ti hanno fatto andare insieme con Campone, no? Ci sorridiamo su, insomma. Sempre. Non è stata un'avventura fortunata, ma ecco, volevo solo sapere, avete pagato il trend esterno perché 5 sconfitte in trasferta su 6 gare giocate lontano dal Massimino? Beh, sicuramente hanno influito sulla decisione che poi ha preso la società, questo è inevitabile. Inevitabile? Sì. Però insomma ti vedo sereno, quindi mi Sì, perché tanto tutte le esperienze sono importanti, quindi certo, anche quelle negative che noi abbiamo messo la nostra professionalità a partire dal mister Campone, che non sono io a doverlo dire, i numeri parlano da sé, purtroppo non si è creata quell'alchimia con la squadra che ci ha permesso di raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati. Siamo stati anche sfortunati anche perché abbiamo avuto tanti infortuni, tanti fattori contingenti anche extracalcistici che hanno portato a questi risultati. Malgrado tutto eravamo... Beh, 15 punti insomma. Sì, eravamo... Ma erano neanche pochissimi. No, assolutamente no, però ripeto poi... non si possono cambiare 25 certo, giocatori, si prende questa decisione qua, sempre consapevoli di aver fatto professionalmente il nostro dovere, e la testimonianza è che una piazza come Catania i tifosi non hanno mai detto niente alla conduzione del fatto dell'allenatore. Ah, ecco. E quindi è una cartina di tornasole certo, importante, perché in altre circostanze forse in altre piazze avrebbero anche mugugnato sull'andamento, sì, invece noi oggettivamente parlando siamo stati anche sfortunati in alcune situazioni, penso che l'ultima partita avevamo 11 infortunati. Ah, 11 infortunati? 11 infortunati contro fuori, la Vibonese, contro Monica. La Vibonese, poi la partita è andata come è andata e niente. Tanto ormai è passato, non bisogna fare niente, facciamo tesoro degli errori che sono stati commessi e guarderemo al futuro.
fa parte del percorso di tutti gli allenatori. Purtroppo è andata male a Maurizio Tacchi e soprattutto a Andrea Camprone, insomma, che conosciamo molto bene, e ci dispiace molto perché Andrea Camprone non allenava da un paio di anni, ha avuto questa grande opportunità e purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Poi magari torneremo da parlare della Serie C, perché è un campionato molto interessante nel corso di questa trasmissione, ma intanto, ecco, vi dico il marcatore di Cosenza Cremonese, che ha sbloccato il Cosenza ha sbloccato il punteggio con un gol di Sciaudone al terzo minuto del primo tempo. La partita si è appena iniziata, siamo intorno al nono, dunque Cosenza 1 Cremonese 0, posticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Fissiamo tutti i temi nella scheda che il nostro Dino D'Angelo sta per mandare in onda. Tutto o niente, non ci sono mezze misure. Finora 5 vittorie, altrettanti KO e un pareggio. Memushai infinito col Pisa, il migliore per distacco. A seguire Macin. Il coraggio di Zauri, che ha ufficialmente varato la linea verde. Età media di inizio partita 24.3, ancora più bassa 23.6. Dopo le sostituzioni e l'ingresso in campo di Fabian Pavone, classe 2000, e del debuttante Stefano Palmucci, classe 2001, subentrato a Busellato. Ad un certo punto in campo c'erano tre 2000, Bettella, Borrelli e Pavone, un 2001 Palmucci, un 99 Zappa, un 97 Castrati e due 96 Masciangelo e Macin. Virata decisa sulla linea verde, scelta forte di discontinuità netta rispetto al passato. Progressi evidenti all'Adriatico, un'altra prestazione di alto livello. A distanza di 7 giorni, 4 gol alla capolista Benevento, 3 al Pisa. Memushai il migliore per distacco, autentico leader. A seguire Macin, che da trequartista sgravato da compiti tattici e un valore aggiunto. Nello stretto il guineano e l'albanese si sono esaltati, fondamentale il movimento senza palla di tutti. Centrocampo super, più completo e assortito malgrado la partenza di Brugman rispetto a quello della passata stagione. Il rientro in gruppo di Filippo Melegoni è un'altra buona notizia. Ad 8 mesi dal grave infortunio al ginocchio, non sarà magari pronto da subito, ma entro 2-3 settimane Zauri potrà contare anche sul centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Sulla via del completo recupero lo stesso Castanos. Da sottolineare altresì la propensione al gol della squadra, la più prolifica della cadetteria con 20 reti, di cui 6 firmate da Galano e 5 da Macin. Nessun'altra ha fatto meglio. Sul piano tattico Zauri ha trovato la quadra ideale, 4-3-2-1, soprattutto il mix giusto di corsa, qualità e talento. Ora però serve continuità, che alla fine specie in B paga sempre. Nelle prossime 3 partite il quadro sarà più chiaro. Nell'ordine Empoli in trasferta sabato prossimo alle 18 e dopo la sosta Cremonese in casa e Perugia fuori. I toscani degli ex Bucchi, Mancuso e Romagnoli sono oggettivamente in difficoltà. Appena 3 pareggi nelle ultime 5 partite e 2 KO alla Dacia Arena di Udine col Pordenone e domenica scorsa sul campo del Benevento. Ultima affermazione peraltro netta col Perugia al Castellani lo scorso 28 settembre. Tradotto in soldoni, Bucchi si gioca tanto se non tutto. Per il Pescara invece la classica cartina di tornasole, ovvero il match della verità. La buonissima notizia, il rientro di Filippo Melegoni a quasi 8 mesi, 7 mesi per la precisione, dal gravissimo infortunio al ginocchio patito nello scorso mese di marzo con l'Italia Under 20 nel test con la Svizzera. È tornato oggi a lavorare con i compagni di squadra. Ci vorrà un po' di tempo perché insomma l'infortunio al ginocchio è sempre molto pesante e delicato, però è un'altra freccia, diciamo così, nella faretra di Luciano Zauri. Complimenti, in bocca al lupo a Fabio Grosso, il neo allenatore del Brescia, ha sostituito Eugenio Corini, oggi ha risolto il suo rapporto di lavoro con il Verona e dunque ha firmato con il Brescia. Manca solo il crisma dell'ufficialità, un anno con opzione. Pierpaolo, tutto o niente, non ci sono mezze misure, tornando alla Pescara, un Pescara che, lo dicono i numeri, no? 5 vittorie, altrettante sconfitte, un solo pareggio. Io credo che il Pescara, Pescara vero, sia quello che ha iniziato il suo campionato contro il Benevento. Ho l'impressione che Zauri abbia finito gli esperimenti, ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine mi pare che abbia trovato
la quadratura giusta, funzionale. Intanto ha raddoppiato il Cosenza, Rivière. E a mio avviso non aveva giocato male neanche a Castellammare, non era stata una partita del tutto negativa. E questo, adesso io non so se, avevo sempre avuto l'impressione che questa squadra fosse un po' inizialmente anche spenta mentalmente. Non so se questo, derivava dal fatto di che le cose non venivano in mezzo al campo, può essere anche questo, perché adesso insieme a questo sistema di gioco che funziona, la squadra mi sembra aver ritrovato anche lo spirito e probabilmente le due cose sono collegate. Sicuramente adesso la squadra, adesso stanno tutti bene fisicamente, anche se c'è qualcuno tipo Palmiero e magari si trascina dietro problemini fisici, però direi la squadra oggi sta bene, ha trovato un sistema di gioco funzionale. L'allenatore ha fatto delle scelte che mi sembrano, non voglio dire definitive, perché di definitivo nel calcio non c'è mai niente, però credo che abbia bloccato più o meno una formazione titolare. E oggi il Pescara è una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che ha trovato il modo di valorizzare al meglio tutti i giocatori che ha. Che è esattamente quello che deve fare l'allenatore, a mio avviso non deve partire con un'idea preconcetta, ma deve vedere il materiale che ha a disposizione e trovare la formula migliore per mettere il maggior numero possibile di giocatori in condizione di rendere bene in base alle proprie possibilità. E la squadra gioca anche bene a calcio, devo dire, perché poi questo giocare con tutti, con un solo punto di riferimento, tra l'altro molto bravo Borrelli, perché per giocare questo tipo di calcio in cui all'attaccante si chiede o di far salire la squadra o comunque di fare quasi il regista offensivo, con tutti i centrocampisti che si buttano dentro, è un calcio anche divertente, ha un centrocampo molto molto folto, quindi tante soluzioni di passaggio, è più facile gestire il pallone, e mettiamoci anche che poi gli avversari non sempre sono così irresistibili come noi li definiamo. Certo. Si era visto anche nelle partite in cui Pescara non giocava bene. Pescara, senza giocare bene, aveva fatto credo 10-11 punti, che comunque non erano pochi. Sabato la fase difensiva del Pisa a tratti è stata imbarazzante. Dicevo prima agli amici prima della partita, adesso gli allenatori, per carità, non mi riferisco a Luca D'Angelo, che è un ottimo allenatore, non lo conosco bene, però ha fatto risultati eccellenti, ma in generale gli allenatori vogliono fare tutti il Barcellona adesso, quindi recupero palla altissimo, però non è, cioè, se fosse facile il Barcellona non sarebbe la squadra del secolo, ma sarebbe una squadra forte come tante. E poi invece fai mezza squadra che pressa in avanti, la linea difensiva che non pressa, e tra una linea e l'altra c'hai 40 metri di spazio. Anche se la caratteristica del Pisa, no? Perché ho visto qualche partita, rimane l'aggressività. Cose non hanno funzionato sabato. Non solo il Pisa, lo stesso Benevento, che se vieni qui e vieni a fare una partita al di sotto delle tue possibilità, magari anche un po' presuntuosa, come secondo me ha fatto il Benevento, oggi Pescara è un campo dove può perdere chiunque. Certo. Dopodiché non sono molto d'accordo sul fatto che sia una sfida verità a Empoli. Secondo me il Pescara adesso ha preso il suo ritmo. Empoli è una partita e tu ti vai a giocare con grande serenità, perché in questo momento è sicuramente l'Empoli che rischia di più. Certo. E credo che oggi la squadra abbia la serenità e la consapevolezza per andarsela a giocare. Poi, questa non è una corazzata che può pensare di vincere dovunque e contro chiunque. Però oggi è una squadra che ha un'idea di calcio chiara, che sa quello che vuole in mezzo al campo, sa quello che vuole fare e ci riesce. Assolutamente. Direi se l'Empoli gioca così come ha fatto a Benevento, si può fare. L'unica cosa secondo me in questo momento sulla quale la cosa sulla quale a mio avviso deve lavorare è che adesso forse se prima era una squadra che accompagnava pochissimo l'azione offensiva,
Adesso, adesso a volte esagera e ha preso sia a Castellammare di Stabia sia contro il Pisa contropiede proprio per eccessi di generosità, sì. Perché poi se i centrocampisti vanno tutti, vero. Comincia a essere un po'. E poi soprattutto il primo tempo col Pisa non l'ha chiusa, lì bisogna chiudere la partita perché sì. Sennò poi possono sorgere problemi. Sì, ma vedi, concludo, sì. la fotografia secondo me di un certo tipo di non dico di mediocrità anche degli avversari, ma cioè, io vado l'azione, la palla di Palmiero per Memusciai del primo tempo. Sì. Cioè, quella è un'azione normale in cui Palmiero dà una bella palla, ma nella sì. sua metà campo, credo cioè. Addirittura, e Memusciai va da solo in porta con 40 metri era di campo. Era già accaduto, davanti. Se ricordi bene, col Benevento. Sì, sì. sì. Una situazione era Mastrangelo allora. Sì. Masciangelo. Mastrangelo è bella, no, vabbè, può capitare. Masciangelo ispirato proprio in quella circostanza dal solito Palmiero, che è un giocatore chiave nel centrocampo. Può capitare di sbagliare. Può capitare, no, anche poi, i nomi. Poi tu che sei, insomma, no, non plus ultra, quindi. No, ma. Noi ci prostriamo. Ne ho sentite tante di peggio. Una volta un famosissimo collega di Totò Martorella in un'intervista mi disse. Non si può dire chi è. No, il nome, no, perché. No, perché non è. Okay. Disse, no, ma quando escono queste polemiche, sai, questi sono problemi che devono restare circoncisi all'interno dello spogliatoio. Vabbè, è stato un lapsus. Beh, sì, però vabbè, può capitare. Il periodo del mio, cioè un mio collega, nel senso mio compagno. Ma collega squadra, come calciatore? Un altro collega come calciatore. Generale, allora, il nostro collega. Allora, vediamo, allenatore, adesso. Vediamo a Totò Martorella e Maurizio Tacchi. Totò, insomma, questa squadra ha fatto registrare progressi evidenti nelle ultime partite, come diceva Pierpaolo, no? Adesso ho un'identità. Io, Massimo, si può dire. Per deformazione professionale vorrei iniziare. Insomma, questo mio intervento sì. facendo i complimenti al Pescara, che ha finito gli ultimi minuti con 3-2000 in campo. Bravo. E un 2001. Esatto. Prodotti del vivaio, quindi evidentemente. E speriamo che restino del Pescara a lungo. Speriamo che restino del Pescara uno a lungo. Uno è già andato. Però, insomma, questo è un dato molto importante. Tra l'altro, così. Una nota personale, Borrelli ha fatto il primo gol a 19 anni, un po' mi ci sento affezionato. Ah, bravo, perché, sì. perché quel gol col Brescia. Esattamente, quindi, però gli auguro di fare molti più gol di me. Certo. E poi appunto meriti a tutti gli allenatori che hanno avuto questi ragazzi, cito Felice Mancini per tutti, sì. ma ovviamente lo stesso Zauri. Ecco, un altro merito secondo me della società quest'anno è aver puntato con rischio, sia sì. ben chiaro, con un allenatore che però proveniva dalla primavera, perché non è dimostrabile, ma niente mi toglie dalla testa che un allenatore che non abbia fatto la gavetta questi rischi di far giocare i ragazzi non se li prenda. Quindi, insomma, se Zauri mette in campo, chiude la partita con certo. 3-2000 e un 2001, peraltro mi sembra che il 2001 stia nel Pescara già da 7-8 anni, quindi sì, proprio sì. un vero, Stefano Palmucci, esattamente, come no? un vero prodotto dalla scuola calcio, un po' come Pavone, stessa cosa, appunto, più o meno. Esattamente, quindi che è di Silvi mi sembra sì, Pavone, quindi insomma sono ragazzi del territorio che evidentemente il Pescara è riuscito a scovare, quindi merito di Gerì evidentemente e di tutti i suoi collaboratori. Io ci tenevo ad iniziare questo mio intervento da questa nota che è molto importante. Assolutamente. Perché evidentemente certifica una bontà di un giocatore. Voi naturalmente eravate distratti. Peccato che Pavone sia già del Parma prima ancora di fare la prima presenza da titolare. Seconda puntura in 20 minuti no, seconda puntura che faccio l'infermiere seconda puntura comunque voi eravate distratti, ma io ho cominciato il pezzo proprio dicendo queste cose, però era il volume, cioè voi stavate parlando di altro, non eravamo distratti, ci siamo maturi, non eravamo distratti, eravamo volutamente disposti a ignorare il tuo servizio, hai ragione. Avete fatto molto male. No, dicevo, Maurizio, ricollegandoci anche al discorso che faceva Totò, che è giustissimo, a un certo punto effettivamente in campo nel finale c'erano 3-2000 Pavone, Bettella, Borrelli, un 2001 Palmucci, un 99 Zappa e 2-96 Masciangelo e Macin. Beh, insomma, quando succede una cosa del genere non si può che essere soddisfatti, no? Ma assolutamente sì, questo, come ha detto Totò, è merito un po' di tutto.
l'ambiente di tutto quello che si è creato nell'arco degli anni, e quindi è importante il settore giovanile di non pretendere tutto e subito. È una programmazione che va da tempi dietro, quindi certo. I risultati si incominciano a vedere, poi bisogna avere il coraggio di fare come sta facendo Mister Zauri, di buttarli dentro. Ci vuole coraggio, no? Ci vuole coraggio, perché... ma ci vuole anche chiarezza e come si chiama? E, di dire, noi sappiamo che Pescara comunque è una piazza importante, ma l'importante è essere chiaro, sì. Essere chiari dall'inizio, non fare voli pindarici e robe varie. Abbiamo questa rosa a disposizione, cercheremo di puntare sui ragazzi che... E se le cose vanno come si spera che vadano e come stanno andando ultimamente, è un merito non indifferente. Naturalmente non gravare questi ragazzi, questi giovani di una pressione che non andrebbe a discapito sia loro ma al tempo stesso della società. Pressione che però, scusa se ti interrompo, sembra non condizionare per esempio un giocatore come Borrelli. Terza partita da titolare, quando va in campo questo ragazzo dà proprio la sensazione che voglia giocare a calcio, che abbia proprio un desiderio di entrare in campo per divertirsi, ecco, questo io ho notato. Hai detto la parola giusta, divertirsi, perché comunque è sempre un gioco, tra virgolette. Certo. E se noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle ultimamente, quindi torniamo su, se uno non si diverte, quindi è sempre c'è la qualcosa testa, che non va, ma la testa, è tutto lì, ma si vede anche domenica, io la prima volta che vedo per ovvi motivi il Pescara dal vivo, ma si vedeva, lo traspariva anche da, ma anche chi non ha detto che non ha detto proprio, sì. Si vedeva una squadra che aveva la piacevolezza di condividere quello che stava facendo, certo. Che era il Pescara, indipendentemente poi che vinci o perdi la partita o la pareggi, ma si vedeva proprio spirito di corpo, una squadra in questo senso. Poi puoi fare il risultato, non puoi farlo, però lo si nota, lo si vede, il piacere di fare le cose che insieme, questo è quello che traspare, quello che si è visto sabato, almeno io la prima volta che l'ho visto quest'anno dal vivo. E quindi ti ha fatto un'ottima impressione. Sì, una sensazione molto... Di là poi del risultato, al della di là prestazione di quello, no, al di là di e dell'avversario di cui parleremo, Totò, no, prima della pubblicità. Mi volevo ricollegare a quello che dicevi sull'atteggiamento di Gennaro Borrelli in campo. Mi ricorda molto Torreira, che non ha assolutamente subito il salto di categoria. E anche Torreira, ricordiamocelo, è stata una scoperta di Oddo, allenatore, che stava in primavera, che poi è andato in prima squadra. Fondamentalmente anche la mia storia personale, esonerato Castagnier, Reia mi ha promosso, mi butta dentro, insomma, che poi tu hai segnato come Borrelli di testa. Sì. Un po' diverso, perché Borrelli è stato lasciato, non per sminuire il gol che ha fatto Borrelli, lì Borrelli insomma è stato lasciato solo, nel senso che sono stati bravi anche i giocatori del Pescara, no? Ci sono stati dei blocchi, qualcuno era forse troppo preoccupato da Scognamiglio, Pierpaolo. È possibile. Cioè, sicuramente è stato lasciato completamente solo Borrelli. Sì, beh, è stato un errore grossolano, che Borrelli è anche lui un ottimo colpitore di testa. Ecco, un po' diverso effettivamente, devo dire un po' diverso, perché tu sei andato ad attaccare la palla e sei andato ad anticipare l'avversario. Guarda, io ringrazio la regia, ma non volevo parlare di no, mia. Volevo però, ribadire però il concetto che gli allenatori della primavera hanno più coraggio. Però è stato bravo Dino, perché io ricordavo il colpo di testa, non per fare un paragone, però è chiaro che insomma, sono due gol diversi, diciamo, no? Sì. Lì sei stato più rapinatore tu, insomma, no? Sei stato bravo ad anticipare. Chi era il dirimpettaio, come si vuol dire? Può essere Bortoluzzi, mi sembra di ricordare. Diego Bortoluzzi? No, perché quello faceva il centrocampista. No, poi Bortoluzzi era alto, tipo 1,90 m, mi sembra difficile. No, infatti, vabbè, comunque, insomma, 1989. Stanotte, 30 anni fa. Stanotte quando vai a casa studi sì, poi la formazione del Brescia. A controllare. 89-90. Allora, ci fermiamo per pochi istanti la linea a Dino D'Angelo. Naturalmente devo salutare, non l'ho ancora fatto, Andrea Berardinelli, molto vivace alle spalle della telecamera. Ci vediamo tra pochissimo. Torniamo in diretta da studio, appuntamento con Solo Calcio, naturalmente Cosenza, Cremonese 2-0, siamo al 29esimo minuto, le reti di Sciaudone al terzo e di Rivière all'11esimo, in compagnia di Pierpaolo Marchetti, Antonio Martorella e Maurizio Tacchi. Andiamo a vedere la classifica parziale naturalmente di questo campionato di Serie B, perché la Cremonese sta perdendo a Cosenza, è uno sconto importante anche e soprattutto per i calabresi, ma anche per la stessa Cremonese che ha cambiato guida tecnica da Rastelli a
a Baroni, però insomma non sembra affatto aver cambiato passo a Cremonese, che a 12 punti ha allestito un organico di spessore per tentare la promozione anche diretta. 12 punti per la Cremonese, il Cosenza ne ha 8. Tra l'altro il dato che meraviglia molto è legato ai gol fatti, perché la Cremonese in questo momento ha l'attacco meno prolifico del campionato con 8 gol a fronte dei 20 del Pescara. Chi l'avrebbe mai detto, insomma, con un attacco di spessore, ci sono giocatori come Ceravolo, Ciofani, lo stesso Soddimo, insomma, chi più ne ha più ne metta. Maurizio, non sono i nomi che poi fanno la storia. Ma questo sicuramente, ma poi i numeri, la matematica è l'unica scienza forse che non mente mai. Se i numeri dicono questo, effettivamente hanno delle problematiche. Ripeto, torniamo sempre al solito discorso personale. I nomi non fanno una squadra, perché, l'ho detto, la cartina di tornasole è il Pescara stesso. Domenica, sì. Malgrado, se noi guardiamo la distinta e vediamo da una parte una squadra che potenzialmente, come il Pisa, potrebbe essere molto più in classifica rispetto al Pescara stesso, ma uno che vede la partita, che ha visto la partita, è totalmente ribaltata. Dipende sempre, è un gioco di squadra, dipende, sì, come l'affronti, e il Pescara domenica ha dato dimostrazione che di essere una squadra, e come ha detto il direttore prima, darà fastidio a chiunque, sì. Poi naturalmente c'è il discorso della qualità, perché ci sono dei giocatori che io ti ringrazio, no? Sei stato promosso anche il direttore per il momento, in non ho niente da dirigere, però la prego, direttore, ma tu intendevi direttore sportivo di tutto, la ragione, darà fastidio a chiunque, poi i risultati potranno venire o non potranno venire, però, certo, se lo spirito è questo qua, chiunque incontrerà il Pescara incontrerà una vera sono curioso di vedere quanto tempo passerà prima che le squadre smettano di venire a giocare a viso aperto qui, perché secondo me questa squadra, come era successo l'anno scorso nel girone d'andata, sì, questa è una squadra che, se ha spazio davanti, certo, con queste capacità di palleggio può fare veramente molto male. Secondo me tra un po', beh, bravo Pierpaolo, hanno cominceranno... Cioè, secondo me il centrocampo del Pescara è tra i più forti della Serie B. Assolutamente, cioè, quindi, centrocampo se, super. Se gli lasci palleggiare un pochettino ti fanno affettine. Quando ha la palla, magari quando non ce l'ha un po' meno, ma quando ha la palla... Dici, quando non ce l'ha sono un po' pigri? No, non è sono un po' pigri, però... Dire, ci sono qualità diverse, insomma. Magari sono giocatori che per caratteristiche possono soffrire un po' di più, però oggi... In questo sistema di gioco, cioè mettendo in campo tanti, sì, tanti giocatori di qualità, senza punti di riferimento se non Borrelli per gli avversari, è un calcio fastidioso. È bello da vedere quando, come sabato, la palla si muove con questa velocità, cambi, sì, di fronte, che attiri l'avversario da un'altra, poi con due passaggi cambi fronte, arriva dall'altra, cioè, è bello. E secondo me tra un po' di spazi ne troveremo un po' meno. Assolutamente, vogliamo vedere e analizzare anche il gol di Macin, perché Memmucci è stato protagonista di una prestazione secondo me sontuosa. Io non ricordo una prestazione così importante di Memmucci da quando è arrivato. Sinceramente, secondo me è stata la migliore in assoluto dal 2014, da quando gioca col Pescara. Lui un anno ha saltato, diciamo, non ha giocato in biancazzurra perché è stato a Benevento in Serie A. Allora, questo è il gol di Macin, vediamo il gol di Galano. Questo è il gol di Macin, tra l'altro Macin, giocatore che sulla tre quarti, sgravato da compiti tattici, è davvero un valore aggiunto. Eccolo qui, il gol di Galano. Guardate che cosa fa, Memmucci fa quello che vuole, scambia nello stretto con Macin e poi l'assist in profondità. Ottimo poi anche lo stop di Galano, insomma, questo controllo esterno-sinistro. Ha fatto poi qualcosa di straordinario. Questa è proprio la fotografia della partita. Esatto, il Pisa. Pescara ha fatto tutto benissimo, bravo, ma con uno spazio immenso. Assolutamente. Cioè, Memmucci, dopo che salta l'uomo, guarda lì, cioè, non ha più niente davanti, niente, praticamente. Assolutamente. Guarda. Da notare però, insomma, una padronanza tecnica di tutti, perché, sì, poi assolutamente, va notato. Assolutamente. No, è chiaro, poi ci vogliono le qualità, no, per fare quel tipo di passaggio, di azione. Con giri contati, lo stop a seguito esterno-sinistro, la palla che ti rimane d'accordo, là, la fase in un possesso rivedibile, però, assai rivedibile del Pisa, però... Là poi basta un minimo gesto tecnico e salta, sì, tutto. E lì credo che, essendo anche la terza partita in 7 giorni, qualcosa, sì, anche a livello... Credo che la terza partita in 7 giorni è sempre quella
più difficile da pronosticare, perché magari si fa sentire un po' di stanchezza. Sì, cioè tu dici la parte del Pisa questo? Sì, probabilmente sì. Mimuccio era più fresco perché aveva saltato Castellammare di Stabia. No, ma in generale magari può essere Pescara stia anche meglio fisicamente, per non certo. Lo discuto. Però il Pisa non è stato quello che avevo, non l'ho visto tantissimo, però mi sembrava una squadra più solida. Sì, eppure sembrava un approccio, no, l'approccio sembrava... giusto da parte del Pisa, quei tre minuti iniziali che sono troppo pochi effettivamente, però questa aggressione, questa pressione alta, no? aveva un po' spaventato all'inizio, c'è stato quell'errore di Bettella che si era addormentato sulla pressione, credo, di Fabbro, se non vado errato. No, ma poi gli episodi positivi e negativi ti spostano la traiettoria di una partita, quindi... Però nell'arco della partita, ma basta vedere solamente quello che abbiamo visto adesso, al di là del discorso di qualità, la densità che c'era domenica del Pescara in zona palla rispetto a quello del Pisa era totalmente diverso. Ripeto, si vedeva proprio la compattezza di una squadra, poi metti qualità come nell'azione del gol. Poi credo, non so adesso Maurizio che è un tecnico, mi correggerà se sbaglio. Guarda la densità, solamente i colori bianco-azzurri per dire rispetto a l'occupazione dello spazio, in questo senso qua. Lunga e larga. Credo che giocare con tanti centrocampisti sia anche più facile poi sopperire quando la squadra avversaria ti va a schermare il regista, che comunque hai tanta qualità... quando viene incontro Galano, quando viene incontro Macini, il discorso è questo. Noi avevamo, per dire, faccio sempre il raffronto di quelli che abbiamo avuto noi adesso a Catania, no? Che bene o male qualitativamente per la categoria sono ottimi giocatori. Il Pescara attacca lo spazio e non dà punti di riferimento. Noi, per dire, a volte, anzi spesso, palla addosso, quindi è un punto di riferimento per l'avversario. Pescara fa quello che nella pallacanestro si chiama il dai e vai. È dura per tutti. La dai e attacchi lo spazio, la dai e attacchi lo spazio. Ma infatti si è visto domenica. Quando è così, sono due cose, un conto è correre, un conto è rincorrere. Rincorrere è tanta roba, dipende dagli altri. E andare dietro a giocatori di dinamicità come adesso o al Pescara, che stanno anche bene fisicamente, è dura e lo dimostra, abbiamo visto adesso sul gol che si sono mossi tutti, perché infatti corrono senza palla, poi soprattutto che è fondamentale, no? Al contrario del Pisa che, come dice Maurizio, rincorreva perché non aveva equilibrio, non aveva assolutamente nessun tipo di equilibrio. Infatti hanno provato, io ho visto insomma all'inizio, vabbè, ma non era difficile capirlo e intuirlo ab inizio, diciamo così, c'era Siega che andava a cercava di schermare Palmiero. Sì, Palmiero probabilmente non ha toccato molti palloni, ma era subito pronto Memusciai con Busellato, cioè le famose tra virgolette relazioni, ma è un gioco di squadra, a volte si fa tra virgolette specchietto dall'allodo, come si suol dire, per liberare il compagno. Il Pescara in questo frangente qua sono stati bravi e lo ha fatto molto bene. Hanno avuto sempre più alternative, il portatore di palla non aveva una sola alternativa, ne aveva più e di lo una. Ha fatto molto meglio che non a Castellammare di Stabia, dove ha patito tantissimo secondo me l'aggressività proprio della formazione di casa, probabilmente anche il campo in erba sintetica, ma più che altro il campo più stretto, sì, più anche quello loro hanno un grande ritmo, la palla non esce mai su quei campi lì, sei sempre... Poi è una velocità diversa, è un altro tipo di calcio. Un altro tipo di calcio. Pensavo il contrario, il campo in erba sintetica, il Pescara comunque due allenamenti se non tre alla settimana li fa sull'erba sintetica. Invece no, perché si sta allenando sempre sull'erba naturale, soprattutto in questo periodo perché il tempo lo consente, poi ci tornerà sul sintetico. Invece in questo periodo, proprio dalla preparazione in poi, hanno utilizzato i giocatori sempre il campo in erba naturale, probabilmente c'è stato un gap sotto questo profilo. Andiamo al telefono, pronto Rete 8 Sport? Ciao, buonasera, sono Carlo. Carissimo Carlo. Allora, lasciamo perdere il campo sintetico perché proprio è un obbrobrio. Parliamoci chiaro, insomma. il calcio è nato, diciamo, in strada, ma è nato anche in terra, sulla spiaggia, eccetera. Quindi lasciamo perdere perché effettivamente è tutta un'altra cosa. Vabbè, è un altro calcio. E io sarei d'accordo con l'ultimo signore lì in parterre che ha detto che con più centrocampisti il Pescara dovrebbe andare avanti, eccetera, meglio. Sì, sono d'accordo pienamente. Ma lasciando perdere, diciamo, la parte tecnica, io mi sono accorto che oggi sì, domani no,
Inter vie Sebastiani nello spogliatoio e la partita seguente appare bellissima. Allora, diciamo che il Pescara è una squadra ottima. Sì. L'allenatore deve ancora macinare. Quindi è necessario che Sebastiani intervenga ogni tanto perché fa bene alla salute. A parte Galano, a parte Mancini, che questi in pratica giocano sempre, eccetera. Gli altri, vabbè, insomma, cercano sempre, diciamo, di fare i turisti, eccetera, eccetera. Per cui Sebastiani è bene che intervenga, va bene così. Hai fatto tutto tu, Carlo, eh? No, avete detto tutto voi. Okay. Naturalmente vorrei dire che al 35esimo della partita il Pescara è risultata la squadra più giovane della Serie A e della Serie B a livello europeo. Sì. A 10 minuti dalla fine. Infatti l'allenatore è stato bravo in questo caso a tirare fuori tutti i gioiellini della primavera. Saluti a tutti dalla panchina 58. Perfetto. E comunque saluto anche Nicola e spero che intervenga. Arrivederci a tutti e forza Pescara. Grazie. Grazie Carlo. Andiamo a leggere qualche post. Diceva bene. I Sebastiani fanno bene la salute, ma sono mutuabili? Cioè, serve la ricetta? Questa non è male. Può sempre servire. No, però diceva una cosa giusta, perché per esempio l'età media di inizio partita era di 24.3, dopo le sostituzioni addirittura è scesa a 23.6. Squadra verdissima sotto questo punto. Ma credo che questi discorsi vadano fatti alla fine del campionato. Sì, ho capito. Pescara ha iniziato con una squadra vecchissima, il campionato... È questo cambiamento, no, se vogliamo, di non so di che cosa, però c'è stato un cambio. Di che cosa? Che la squadra non funzionava prima. Sì. E adesso funziona. Però anche la malleabilità dell'allenatore, che ha letto che la squadra non funzionava e non si è incaponito, perché alcuni allenatori poi si incaponiscono. Cioè, ha virato ormai, la virata è stata decisa sulla linea verde proprio. Mi pare un dato acclarato questo. Un po' è stata forzata, un po' è stata una scelta. Io, se c'è un appunto che posso fare a Zauri, che magari per inquadrare la squadra ci ha messo un po'. Sì. È anche vero che tutta l'estate lui aveva lavorato su un certo tipo di squadra, pensando che poi il mercato gli avrebbe fornito giocatori di un certo tipo per fare il suo 4-3-3. Poi il mercato è finito, i giocatori lì, cioè la squadra aveva chiaramente dei buchi nella sua struttura ideale e quindi è dovuto andare un po' per tentativi. Magari ci ha messo un po', però mi pare che la quadratura che ha trovato adesso sia molto funzionale. Che non giocasse Buselato, l'ho sempre detto, insomma, con questo tipo di centrocampo. Sì, però non dico che è un'eresia, però è l'unico interditore che hai. Buselato, che è un ottimo giocatore, secondo me adesso sta meglio anche fisicamente. Sì. Però prima era un po' un centrocampo, insomma, comunque, piuttosto sguarnito, sotto il profilo proprio della fase di non possesso. Personalmente, proprio perché spesso si parla di giocare bene, che non si capisce che vuol dire, ecco, questo calcio con tanti centrocampisti, tutti che si inseriscono, tutti capaci di andare a fare gol, è un calcio secondo me molto divertente. Assolutamente. Eppure, anche se con un altro sistema di gioco, mi ricorda un po' una Roma di Spalletti, l'anno gioco con Totti centravanti, che non c'entra niente con le caratteristiche di Borrelli, però era una squadra con tutti incursori, tutta gente che andava dentro e che faceva gol. Quindi... Ha ragione il direttore Maurizio? No, il direttore non sbaglia un colpo, no? Ma il bello è questo, no? Perché è determinante, però, come hai detto, per caratteristiche dei giocatori che hai. Borrelli può darsi che da qui alla fine farà pochi gol, non lo so, mi auguro che ne faccia tanti, sia perché è giovane, sia, però è fondamentale per il gioco che fa. È un apripista. Perché può fare un 4-3-3, qualsiasi... Però è il giocatore che ti fa fare, ti fa fare gioco e permette con le sue giocate a coprire la palla, a giocarla così, giocare per la squadra, permette ai centrocampisti di inserirsi. E quindi è lui permette anche di essere più reattiva, la squadra può essere più reattiva sulle seconde palle, con la sua mole. Ma infatti, ripeto, è fondamentale i giocatori che hai come caratteristiche. Certo. Ripeto, io mi auguro di no, però anche se non dovesse fare
quei gol che casomai la gente si aspetta, perché il ruolo del centravanti si presuppone che debba fare tanti gol. Non è così, almeno io parlo di un discorso tecnico. È fondamentale, l'ha dimostrato domenica, indipendentemente dal gol che ha fatto, che per l'inserimento, per gli inserimenti dei centrocampisti, ma anche degli esterni, per caratteristiche che c'è a Pescara, è fondamentale. Ma infatti, a proposito delle caratteristiche, comunque Zauri che ha messo Mancini, insomma, sulla diciamo, tre quarti, secondo me è una bella intuizione. Quella vuol dire una bella intuizione, perché ne ha esaltato le qualità migliori, insomma, ecco. Il bello del calcio è questo, l'anno scorso stavamo qua e anche tifosi, robe varie così, a Mancini gliele dicevano di peste, di basta, il calcio è bello perché questo, perché in 5 secondi cambi anche da una parte dell'altra. A dire il vero, io sono stato critico nei confronti di Mancini, ma non sul giocatore, secondo me è cambiata la sua testa. Ma tanto, ma sono tanti perché fattori. L'anno scorso ha fatto bene all'inizio, poi si è un po' lasciato andare. No, ma io dico che il bello è questo qua, no? Che ti puoi cambiare da un momento all'altro, ripeto, nell'arco di una partita stessa, una giocata ti cambia la traiettoria, Roberto, della partita, del campionato, di una stagione, addirittura di una carriera di un giocatore. L'anno scorso stavamo qua. No, ma infatti, però è cambiato proprio lui. Cioè, si vede che adesso è dentro la partita, certo, sempre. Ma, infatti l'importanza lì, anche penso, dello staff tecnico e robe varie, perché, come ho detto, è tutto il Pescara che dà la sensazione che si voglia divertire, si diverta in campo. Quindi, per dire che a volte i giudizi sono troppo frettolosi da un verso e da un altro, tanto le qualità, se uno ce l'ha, quelle sono. Adesso stanno uscendo fuori perché evidentemente molti giocatori, tra cui Mancini lo stesso, si trova a suo agio, la consapevolezza dei propri mezzi, cioè sono tanti fattori che ora però incidono. Bisogna trovare la continuità, Totò, perché è questo il vero problema, tra virgolette, del Pescara, lo ha detto, lo dicono i numeri, 5 vittorie, altrettante sconfitte, un solo pareggio, cioè vince una partita, poi la riperde, poi la rivince, è chiaro che in B paga soprattutto la continuità, questo dovrebbe essere adesso il quid in più che deve cercare la squadra, il famoso salto di qualità. E a tal proposito viene la partita di Empoli, che, se come è stato detto da Pierpaolo, non decide le sorti del campionato, ma sicuramente dà il segno della a che punto è arrivato il processo di maturazione della squadra, perché se la squadra scende ad Empoli e affronta la partita con equilibrio, secondo me vuol dire che il percorso di maturazione sta procedendo con step successivi giusti. Assolutamente. Ti volevo chiedere, Pierpaolo, perché non ne abbiamo ancora parlato, le esclusioni di Del Grosso e di Bruno. Sono rimasto un po' male che non ho mai chiamato direttore. No, hai ragione. Adesso mi sono abituato. Devo fare pubblicamente a me. Che dov'è? No, però mi devi trovare anche qualcosa direttore da dirigere. Perché... Beh, guarda, dirigere se stessi è anche sempre molto difficile. Non è facile dirigere se stessi. Ho già fatto al Messaggero, che l'ultimo periodo ero rimasto da solo nella redazione sportiva, e tutti quanti mi presentavano come il capo servizio dello sport. Non ero capo servizio, ma sarei stato il capo di me stesso. Facevo delle riunioni davanti allo specchio, poi mi cazziavo in maniera... E poi mi davo ragione, dall'altra parte. Senti, sulle esclusioni del Grosso, insomma, esclusioni eccellenti. È vero che non avevano giocato quasi per niente, insomma, hanno giocato pochissimo. Beh, però non è un particolare da poco il fatto che avessero giocato molto poco. Sono d'accordo con te, però non credo che sia tecnica soltanto, no? No, è una per quello che ho potuto capire... È stata una esclusione, diciamo, in parte tecnica, in parte disciplinare. Non so dirti quali siano i comportamenti che sono stati messi in atto dai giocatori, però sicuramente c'è anche qualcosa di carattere disciplinare. Però credo che anche questo faccia parte. Cioè, allora, Zauri ha fatto ultimamente delle scelte anche difficili, perché lanciare il ragazzino titolare contro la prima in classifica in un momento in cui stai andando male, dopo una sconfitta in casa, dopo una settimana di contestazioni, di casino, lì ha spiazzato tutti. Secondo me è questa esclusione, che per carità non sarà nulla di grave, però è,
è anche un segnale. Ma secondo te c'è stato uno strappo, bisogna ricucirlo? Ma non sai, se c'è qualche strascico. Se c'è stato uno strappo è una stupidaggine da tutte e due le parti, perché Del Grosso e Bruno l'anno prossimo faranno parte dello staff del Pescara, questo mi pare che l'abbia detto chiaramente anche Sebastiani, se non sarà l'anno prossimo sarà tra due anni insieme a Campagnaro, quindi sicuramente se c'è stato, come dire, visto che hanno giocato poco, magari ci può essere il turno infrasettimanale, solitamente si presta al turnover, che non c'è stato probabilmente perché, come dicevo prima, ha impiegato tanto per trovare una soluzione funzionale, adesso che l'ha trovata vuole consolidarla, probabilmente, non lo so, immagino io, quindi chiedo scusa a qualcuno se la ricostruzione non è fedele, immagino che magari si possano essere lamentati, non so con chi e non so in che termine, però è una mia supposizione che non si basa su conoscenza diretta. Credo di poter dire che c'è una parte disciplinare in questa esclusione, ma mi pare di poter dire che sia una cosa destinata a non lasciare nessun tipo di strascico. Ce l'auguriamo tutti, intanto. Anche perché quando vinci non conviene a nessuno. Cosenza Cremonese, siamo all'intervallo 2-0 per la squadra di Braglia, a segno, lo ripetiamo, al terzo Sciaudone, all'undicesimo Riviera, dobbiamo andare al telefono, pronto Rete 8 Sport? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Massimo, mi senti? Sì, dovresti abbassare completamente il volume del televisore. Adesso sei perfetto. Sono Nicola, ciao. Carlo, ciao, mi Nicola. Ha passato la parola, io la prendo al volo. Voi mi telefonate prima della trasmissione? No, ci siamo visti ieri. Che abitiamo vicini. Quindi ancora meglio, cioè non avete bisogno di telefonarmi. Abbiamo fatto un po' di disquisizioni tecniche circa la partita che si doveva svolgersi col Pisa. Sì. Niente, io adesso il risultato acquisito dico che è stato il Pescara si è espresso in maniera egregia e non so se è un caso, però quando questo centrocampo basato su Busellato, Menusciai, Mascine, Palmiero c'è, e infatti non a caso è mancato Menusciai a Castellammare di Scabbia, si vede un'altra squadra. Per cui possiamo partire da questa base che è molto importante, poi la crescita esponenziale che tu hai molto ben evidenziato di Machine, che è più mentale secondo me che tecnica o atletica, per cui diciamo che su questi presupposti possiamo andare avanti. Mi sembra di percepire, poi di questo c'è un giudizio per Paolo, che la squadra si stia un pochino incanalando su una squadra, diciamo su una formazione, e si vede ogni domenica, basata sui giovani. A me adesso questo mi sembra un po' che si va a inficiare la campagna acquisti di quest'estate, perché a questo punto, voi mi dite bene, Cisco, Maniero, che cosa sono state prese a fare, se erano queste l'intenzione? Sono in panchina, non giocano quasi mai, e mi dispiace per Maniero perché sono interviste degli ottimi progressi e su certe partite ci farebbe comodo una della sua esperienza. Per cui ho l'impressione, Massimo, che questa linea giovanile che a cui piace a Zauri, sì, per l'amor di Dio, nulla da eccepire, va benissimo, però mi sembra una bocciatura della vecchia guardia, perché qualche mal di pancia, come stavate dicendo prima, a parte Del Grosso e Bruno, mi sembra che quando ci saranno i rientri poi di Kocev e di Menegoni aumenterà ancora di più l'abbondanza. Ecco, non vorrei che poi sarebbe questo il nostro limite, che a un certo momento abbiamo tanto fieno nel fienile e che poi ci saranno dei malcontenti che possono sfociare in casi come quello di Del Grosso e di Bruno. Per cui volevo sapere da Pierpaolo se questa linea che lui ha intrapreso il buon Zauri non sia una bocciatura, poi lo sanno loro i motivi perché per come, della vecchia guardia, di cui penso a mio giudizio che lui non ha più le certezze e le sicurezze di prima. Benissimo. Grazie Massimo. Grazie a te, grazie a te, come sempre preciso, esaustivo, ma io credo che debba prevalere il buon senso, no, in questi casi. Sai, adesso il fatto della linea verde, Pescara è stato giovanissimo gli ultimi 20 minuti con le sostituzioni, altrimenti ad abbassare l'età media in queste ultime partite sono stati Borrelli al posto di Brunori o Maniero e Zappa al posto di Ciofani o Balzano, che ora è infortunato. Per il resto la squadra è giovane, ma Bettel era già titolare l'anno scorso. Sì, no, dico,
poi castrati 97 per l'assenza di Fiorillo. Però se tu metti Bettella e poi metti Ciofani, capito. Magari sabato gioca Ciofani al posto di Zappa. Chiaro. E Brunori al posto di Borrelli e diventa una squadra. Poi chiaro che se metti dentro Palmucci, metti dentro Pavone, diventa una squadra giovanissima. E questo comunque è un bene, perché io sono stato, cioè non è sono un po' rinco, però le cose che dico ancora non me le dimentico. Io ho sempre detto, parlando del settore giovanile del Pescara, che è servito molto a fare cassa e poco a far portare i giocatori in prima squadra, perché non si vedevano giocatori arrivare in prima squadra da molto. Per questo dico, mi auguro che ci restino, perché anche questo, quando si dice anche il fatto di riuscire a identificarsi per un po' di tempo con qualche calciatore, per il tifoso è importante. Sono d'accordo. Se qui c'è stato in questi anni un turnover continuo, cioè, giocatori che arrivano tipo Torreira, fanno due partite, tre partite nei playoff e la sera della finale a Bologna sono già venduti, e giocatori che sono venduti ancora prima di debuttare, oppure che fanno un anno poi e non c'è possibilità di identificarsi. Gli allenatori lo stesso, c'è stato un turnover continuo in questi anni. In realtà l'unica figura identificativa è il presidente, che magari non è simpatico a tutti. Io credo che riuscire a tenere stabilmente qualche ragazzo in prima squadra, cioè riuscire a tenere qualche giocatore, è importante per ricreare un po' di oltre ai risultati, naturalmente, perché se no perdi sempre. Sarebbe l'ideale, però andando a ritroso nel tempo, Totò Martorella è stato un protagonista del Pescara di qualche anno fa, per esempio Iaconi, io ricordo, insomma, giocava di Akité a Catania 2006, l'anno che il Catania vinse il campionato con Marino in panchina, una presenza, venduto alla Lazio. Romano e Vitone, una presenza, venduti alla Juve. Cioè, io credo che sicuramente non è una difesa d'ufficio del presidente Sebastiani, però credo che più o meno sono state fatte sempre queste operazioni. Ma neanche la mia è, come dire, neanche il mio è un attacco. È una considerazione che, secondo me, fermo restando che sappiamo tutti che il Pescara è una società che deve autofinanziarsi, e su questo non ci sono miliardari, almeno mi auguro per gli attuali dirigenti che lo siano e che li tengano ben nascosti, ma mi pare che è tutta gente comunque che la mattina, come dice il presidente, si deve alzare e deve andare a lavorare. Quindi è giusto che si debba autofinanziare. Secondo me, come dire, qualcosina in più da quel punto di vista si può fare. Nessuno può chiedere a questa società di tenere a vita un giocatore forte, perché è chiaro che il mercato non te lo consente. Cioè, tu dici uno sforzo per cercare cambiare, diciamo, la storia, l'ultima storia. Di dare un pizzico di continuità. È bello vedere Pavone debuttare. Certo. È molto meno bello vederlo debuttare sapendo che già non è più del Pescara. Certo. Cioè, questo non toglie niente al lavoro del settore, cioè, è una constatazione, una riflessione assolutamente, credo, opinione di buon senso. Rispettabilissima. Magari sarà sbagliata, ma sarebbe bello, io credo che lo vorrebbero tutti, insomma, i tifosi, no? Vorrebbero uno spirito di appartenenza, ma questo credo che sia un ideale più che altro. Totò, l'ideale vero, però Pierpaolo, Einstein diceva: il mondo è pieno di cose impossibili, tutti sanno che è una cosa impossibile, fino a quando arriva qualcuno che la sa fare, è impossibile. Non lo è più in quel momento, questione di saperlo fare. Tutto vero, però aggiungo anche come dire, il punto di vista del calciatore, cioè se a un calciatore arriva una proposta di una squadra di Serie A, poi fai fatica come dire, a rinunciare, perché magari può essere il treno che ti passa e magari poi non... A te è capitato? Serie A? No. Non ti è mai capito? Cioè il periodo di Pescara, quando eri in rampa di lancio, non è mai capitato una cosa del genere, ho capito. Però giustamente, come dici tu, se c'è anche la possibilità, come fai a tarpare le ali, no? Come si dice? Io dubito che un ragazzino di 16 anni, se anche gli arriva una proposta al procuratore, ammesso che arrivi la proposta e non glielo vai a offrire tu, dubito che un ragazzino di 15 anni, 16 anni possa creare scompiglio. Però il ragazzino di 16 anni se dobbiamo temere tra virgolette ricatti da bambini di 15 anni, chiudiamoci, abbassiamo la sala cinesca. Però non è un ricatto, però, secondo me, per Paolo, qui un pochettino dissento, nel senso che voglio dire, se tu, giovane cronista del Messaggero, ti arriva il Corriere della Sera che ti vuole, forse ci rifletti andare al Corriere della Sera, cioè
Io la vedo sempre è diverso, Totò, perché io ho un contratto dal quale mi posso dimettere. Sì. Cioè, è una cosa diversa. Io capisco, il professionista. No, io ho posto un elemento opposto che magari se arriva una proposta di Serie A per carità, non è che voglio spacciare come verità assoluta. È un pensiero, una riflessione che ho fatto ad alta voce. È normale che il professionista, quando tu hai avuto la Padula, che fa 30 gol in Serie B, ma sai benissimo che non lo puoi tenere, perché lo cerca mezza Serie A ed è chiaro che tu non lo puoi tenere. Tu quello che potevi fare, sapendo già da mesi che non avresti potuto tenere, è non arrivare a cominciare la Serie A senza un attaccante. Questa è un'altra cosa. Quindi un giocatore professionista è normale che non lo puoi tenere. Un ragazzino, secondo me, lo puoi tenere di più. Ah, poi mi è venuto in mente un altro nome, Iaconi, Vendette, Artipoli, sì, una presenza Romano, alla Sampdoria. Sì, non ce ne no, sono vabbè, stati tanti. Cioè, voglio dire, forse sarà anche una questione, voglio dire, le società di provincia non possono forse operare in maniera diversa, mettiamola anche così, no? Cioè, il tema è anche questo, non è facile, società di provincia, far crescere i giovani del vivaio fino alla prima squadra e tenerli per tanti anni. Massimo, diciamo che quella era stata una gestione molto lunga e molto variegata, soprattutto quella a Scibiglio Oliveri, che aveva vissuto grandi momenti di grandi investimenti e altri momenti in cui chiaramente bisognava fare di necessità virtù. Era un altro calcio, era un calcio con meno introiti da non parte c'erano di, gli da introiti parte, di oggi, insomma. Sì, questo sì. Maurizio, sull'argomento che ti sentivi? Che rispetto ai tempi nostri sono cambiati i tempi, poi sono le figure che girano intorno al calcio che hanno cambiato tutto, quindi adesso prima giocavi per meriti tra virgolette tecnici, adesso basta che fai mezza presenza già voli pindarici, sono cambiate le figure, una volta il direttore sportivo faceva il direttore sportivo, il presidente faceva il presidente, il tecnico faceva, adesso tutti si sentono il diritto di dire di tutti, di fare tutto, secondo me ci sono troppi personaggi che guardano non all'interesse del ragazzo stesso ma ai propri e ti scombussola tutto, sarebbe bello come dice sarebbe una cosa bellissima. No, ha ragione Pierpaolo, effettivamente. Da una parte c'era no, ragione, come diceva perché Pierpaolo prima le entrate erano completamente direttore, diverse. Il direttore, le entrate per una società erano completamente diverse, molto inferiori rispetto ad oggi. Magari oggi sono aumentati anche i costi, per carità, però i diritti televisivi, gli introiti, insomma, non c'è paragone. E ripeto, quindi io condanno tra virgolette, cioè non mi piace i personaggi che girano intorno proprio del calcio, perché non fanno gli interessi dei ragazzini. È diventato un carrozzone. Posso precisare soltanto, io ripeto, cioè non sto dicendo che non è vivo sulla luna, che il Pescara debba tenere giocatori che ma sei stato dopo chiarissimo, un po' non può direttore, tenere. Sei stato chiarissimo. Io facevo il ragazzino più chiaro di te, Pavone, credo che magari, non esista al mondo. Pavone magari c'è cioè, un direttore più chiaro di te non esiste al mondo. O Torreira invece di fargli fare quattro presenze, un anno ancora e dopo giustamente va a fare la carriera del direttore. Sei stato chiaro. Allora ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Eccoci qui, torniamo in diretta allo studio alle 22:04, uno sguardo al posticipo del campionato di Serie B, mi pare che sia sempre in vantaggio il Cosenza, sì, Cosenza 2, Cremonese 0, però sta per cominciare, non è ancora cominciato il secondo tempo, le reti di Sciaudone, al terzo Rivière, all'undicesimo minuto. Mi dicevi che tu sei stato l'allenatore di Zauri e di Davide Ruscitti, che voglio salutare, che è stato un ottimo allenatore della primavera, quindi anche lui ha fatto questo ma nella WISP qui, esattamente è affrontato Maurizio Tacchi, sì. Però Maurizio giocava, io facevo l'allenatore, che vi ha fatto la puntura, la solita puntura dell'attaccante, no? Sì, equamente distribuito, tre partite, diciamo, una vinta loro, una vinta noi e un pareggio. Ma Maurizio si diverte ancora, sta ancora benissimo, tra l'altro lui giocava nella sua, tu hai giocato in B a Ravenna, no? In due momenti diversi, se non vado errato, quando eri giovanissimo nel 93, 94, 95, 95, 96 e poi sono tornato nel 2000. È giocato 2001. Secondo me con un fenomeno, Enrico Buonocore. Fantasista, ecco, lui appena dico fenomeno subito si scalda. Era un fenomeno in quel momento. Bellissimo giocatore, cioè grandissimo giocatore, mancino. C'è una differenza. Fece gol anche contro il Pescara, dovresti ricordarlo. Tu dici un fenomeno, lui ci ha giocato insieme, è un buon giocatore. Sono due cose no, ma giocatore nel senso, no,
bravissimo, era un talento, un fenomeno. Ma essere un talento, essere un fenomeno sono due cose diverse. Stai sottilizzando, è quello il senso. Mo c'ha ragione il direttore. No, ma io dico fenomeno per la categoria. Vabbè, non è che sono direttore per caso, insomma. Era un fenomeno per la categoria. No, no, bel talento. Arrigo forte, veramente uno dei giocatori più forti che abbia, potenzialmente che abbia giocato. Credo scuola Napoli, no? Veniva anche sì, lui veniva dal Napoli. Poi veramente un gran giocatore. Segnò anche contro il Pescara con un sinistro raffinatissimo. Non caro direttore. Uno ci faceva spesso gol. Sì, sì, assolutamente. Ci sono giocatori, guarda, io mi ricordo sempre, adesso scherzando sul fatto che tu dici un fenomeno, sono dei giocatori che tu magari li vedi una volta sola o li vedi la prima volta e ti sembrano dei mostri. Io, proprio perché noi giochiamo contro l'Empoli, ricordo una partita, credo fosse in Serie C con Tom Rosati allenatore. Sì. Il Pescara giocò contro l'Empoli, vinse 1-0 e io vidi un giocatore che mi sembrò, ci fece una partita quel giorno Campilongo, era Sasà Campilongo. Beh, Campilongo giocatore. Quel giorno ho detto questo se è un fenomeno diventa... Certo. Ho fatto un po' il profeta della situazione. Poi ho detto, è un fenomeno. L'hai massacrato, poi non l'ha fatto più niente. Però aspetta, no, Campilongo era dentro. Campilongo era forte. Ma fece una partita proprio da giocatore di grande qualità. Una cosa incredibile. Assolutamente. Sono d'accordo. Se non mi sbaglio fu una partita in cui poi alla fine il portiere del Pescara, Bartolini, sì, farò un rigore. Sì. 82-83. Poi andarono su sì. Empoli e Pescara. Sì. Assolutamente. 82-83 con il gol di Sauro Massi a Caserta. Se non vado errato, Sauro Massi purtroppo scomparso. Il cross di mio fratello. Recentemente. Sì, sì, calcio d'angolo. Di Giancarlino Tacchi, che giocatore. A proposito, allora, scusa, sì. Posso dire una cosa che non fregherà niente a nessuno? Sì. Ci dica, se... direttore, prego. Ah, ecco. Per carità. Ma perché, cioè, adesso sento dire, no? Qualsiasi cosa faccia un centrocampista è un assist. Cioè, uno batte un calcio d'angolo, dentro l'area, fanno gol, è un assist. Sì. Ma l'assist è quando uno ti mette solo davanti alla porta. È l'ultimo passaggio che cioè, si contano assist, vabbè, anche i calci d'angolo battuti. Sei un po' rimasto direttore, ai tuoi tempi, direttore, è cambiato il modo di raccontare calcio. È la regola del fantacalcio. Certo. Assist vale più uno. Ho capito, ma... Allora, vogliamo fare una cosa. Andiamo a leggere qualche post, altrimenti dimentico e non è giusto per coloro che sono tanti, tra l'altro, che ci danno fiducia. Angelo D'Amico, una domanda per Maurizio Tacchi. Ti vedevo palleggiare in campo prima delle partite degli anni Ottanta. Pescara Campobasso, e ho sempre avuto il dubbio che ti fassi per Oscar e non per Giancarlo. Oscar Tacchi e Giancarlo Tacchi sono i fratelli maggiori, naturalmente, di Maurizio. La verità adesso, un abbraccio a tutti. No, assolutamente no, perché per fortuna all'andata vinse il Campobasso 2-0 un anno e il Pescara vinse il ritorno 2-0, quindi Salomonico lo pareggio. Chi è che faceva più gol tra Oscar e Giancarlo? Oscar è più attaccante, era Giancarlo più attaccante. Era più sì. Alla sinistra, vecchio alla sinistra. Stampo, così ha fatto fare parecchi gol. Velocissimo Giancarlo, Ha giocato parecchi assist, sì, assist che fecero gol parecchi, si è andato fece fare gol a Tovaglieri, a sì, De Martino, a Massi lo stesso. Certo. Era più un assist man, diciamo, assist Giancarlo man. Rispetto a Oscar che era quello che faceva più gol, giocava più da punta. Andiamo a leggere altri post. Paride di Pretoro scrive: buonasera, il frutto delle vittorie del bel gioco viene anche da momenti dialettici forti. Se il Pescara ha trovato l'assetto giusto, e anche per questo motivo della serie che tutti possono cambiare opinione. Un saluto agli ospiti, all'immenso direttore, eccoci, non dottore ma direttore Paolo, per Paolo Marchetti, ricordando che siamo all'inizio, mancano molte partite per là e qualche giocatore forte. Grazie, no, grazie. Paride è il vero direttore, vero direttore. Essendo direttore di un ufficio postale, quindi siamo colleghi adesso. DR sta per direttore per me, non per dottore, proprio direttore. Ormai da questa sera ufficialmente il nuovo direttore. Io per Paolo vi ringrazio e chiederò anche aumento di stipendio qui all'emittente subito. Ma sei proprio venale, una sì, cosa incredibile. Guarda, io... con gli anni sono diventato venale. Poi mi resta poco tempo per spenderli tutti, capito? Germano Gravina, il Pescara dovrebbe avere buone possibilità ad Empoli per una specie di proprietà transitiva. Sentiamo. Il Pescara ha vinto col Benevento 4-0, il Benevento ha vinto con l'Empoli 2-0. Per cui il Pescara dovrebbe vincere ad Empoli 2-0 o almeno pareggiare. Però le partite di calcio non sono rispettose dell'aritmetica, che non mente mai. Speriamo bene. Buona serata a Germano da Cuneo, che salutiamo con grande affetto. Ciao Germano. Scusa Massimo, ma il grande ex che periodo vive Mancuso di Empoli? Che... ma non sta facendo, ultimamente ha avuto anche qualche problema di natura fisica, ha giocato ieri a Benevento, non è un grande momento per gli attaccanti dell'Empoli, sono fuori anche Lagumina
Quanti gol ha fatto Mancuso finale? Ha fatto 4 gol. Lagumina e Moreo, probabilmente Moreo non rientrerà, Lagumina forse c'è una possibilità che rientri, però insomma è tutto un po', è l'assieme di squadra che secondo me non sta funzionando. L'Empoli del resto nelle ultime 5 partite ha perso 2 volte, pareggiato 3, non vince dal 28 settembre 3-0 sul Perugia. A proposito, andiamo a vedere gli highlights della partita di Benevento, così... Me l'aveva chiesto prima di andare in onda, prima che andassimo in onda, facciamo rivedere il gol di Kragl, a cui è legatissimo il direttore. Te l'avevo chiesto prima di essere nominato direttore, quindi la richiesta non è più valida. Queste sono le immagini più importanti, le azioni salienti. Cristian Bucchi è uno degli ex del prossimo confronto, ha giocato al Pescara ma è stato anche allenatore prima della primavera, poi della prima squadra in Serie A nel 2013. Qui ci prova la Ribi, in realtà uno dei pochi tentativi dell'Empoli, l'Empoli che ha giocato una brutta partita ma è stato nettamente superiore il Benevento. Il gol di Tuia, ecco, terzo tempo, la difesa dell'Empoli si è eclissata sull'angolo battuto da Nicolas Viola, tutto libero, completamente libero, Tuia ha schiacciato imparabilmente alle spalle del portiere Brignoli, poi ci riprova ancora il Benevento, c'è stato un errore, avete visto, di Balcovez, si incunea Teglio che colpisce l'incrocio dei pali, contrastato nella circostanza da Romagnoli, altro ex del prossimo confronto, poi il gol di Kragl, sterzata bellissima su Stulac, grande giocatore Kragl, poi lì non benissimo devo dire il portiere dell'Empoli Brignoli. Bravo. Però ha fatto una bella azione, sì, insomma, è rientrato col sinistro. Vediamo ora ancora Nicolas Viola, quindi il Benevento che dopo aver segnato 2 gol nel primo tempo sfiora il tris, e qui ci prova ancora Laribi, tra l'altro l'Empoli si è schierato secondo i canoni del 4-3-2-1 con Laribi e Dezzi alle spalle di Mancuso, quindi ha cambiato anche sistema di gioco, se vogliamo, il tecnico dell'Empoli Cristian Bucchi, che era abituato a schierare l'Empoli col 4-3-1-2, insomma col trequartista e 2 punti. Questa è un'altra chiara opportunità a disposizione di Coda, e qui fa un mezzo miracolo secondo me Brignoli, è vero che gli tira addosso, ma guardate, si vede anche dal retroporta, adesso vedremo l'immagine migliore, secondo me è una reattività pazzesca Brignoli, certo poteva fare tutto Coda, però insomma una bella parata, dai. E questo è un tentativo invece di un giocatore dell'Empoli entrato in corso d'opera, il giovanissimo Samuele Ricci, che devo dire è un ottimo prospetto, non dico fenomeno, se no si arrabbia Pierpaolo, Samuele Ricci, classe 2001, che è entrato proprio nei minuti finali della partita. Queste sono le immagini salienti di Benevento-Empoli. Che partita ci aspetta, Pierpaolo, direttore? Sì, comincia... Cioè, non puoi chiamarmi direttore sempre in seconda battuta. Ah, adesso, prima, okay. essendo direttore, ti richiamo all'ordine, che è la disciplina, e quindi il titolo lo vorrei subito. Capito. Ma guarda, secondo me Pescara deve stare attento soprattutto a 3 cose. Uno è la vena di Mancuso, perché secondo me resta uno dei migliori attaccanti della categoria. Sì. Secondo sono le palle inattive. E il terzo è l'entusiasmo, perché... Secondo me il Pescara deve giocare una partita con la mentalità che ha avuto, però attenta a evitare questi peccati di generosità che a volte ha avuto sia a Castellammare che in casa contro il Pisa, perché poi l'Empoli, se gli lasci spazio, è una squadra che difficilmente ti perdona. E invece è una partita che il Pescara può giocarsi alla pari e provare a vincere, facendo una partita tra virgolette normale, cioè attenta, propositiva, ma senza esagerare. Assolutamente. Maurizio, tu che conosci l'Empoli, hai visto, credo, giocare. Anche perché, concludo, il Pescara starebbe benissimo anche un pareggio. Assolutamente. Poi c'è la sosta, lo ricordiamo, il Pescara tornerà in campo con la Cremonese, si tratta di un anticipo. Mentre l'Empoli si gioca tanto. Secondo me si gioca più o meno tutto. Non so se più o meno tutto l'allenatore Cristian Bucchi. Pescara viene da 2 vittorie interne molto importanti, si sta riprendendo, ha ritrovato fiducia e entusiasmo, deve stare lì, tranquillo, giocare il suo calcio e aspettare l'occasione di colpire, che sicuramente arriverà. L'Empoli, il punto di forza, senza dubbio, è il centrocampo, no? Perché Stulac, Bandinelli, Frattesi, lo stesso Dezzi che ieri ha giocato sulla tre quarti con Laribi, in attacco ci sono dei problemi perché non ci sarà sicuramente Moreo, ex Palermo, ex Teramo, probabilmente recupera Lagumina, comunque Lagumina che dir si voglia, insieme con l'ex Mancuso, insomma... È una squadra importante, una squadra di spessore questa. Ma l'Empoli è stata costruita per tornare subito su, altrimenti non ci dobbiamo nascondere.
Però torniamo al discorso di prima, come diceva giustamente il direttore, se il Pescara deve fare la sua partita, né più né meno, deve portare l'entusiasmo che ha messo domenica così e le proprie occasioni ce l'avrà. Naturalmente, e torniamo al solito discorso, l'Empoli è fatto di giocatori che ti possono trovare la giocata anche singola, quindi ci vuole una buona concentrazione per cercare di evitare queste situazioni, tenendo presente che sicuramente cercherà di fare la partita e questo potrebbe permettere a Pescara di fare una partita tra virgolette di rimessa che possa creargli dei grossi problemi. Lì dietro l'esperienza di Maietta e l'ex Romagnoli, poi c'è Gazzola che ieri ha giocato non bene, devo dire, o Veseli come terzino destro, e a sinistra Balkovec, ex Bari e Verona sloveno. Insomma, squadra di tutto rispetto, squadra che è stata costruita per vincere, diciamolo chiaramente. Totò, Curi Teramo, una nuova sfida. Come hai detto tu inizialmente. Sì, una nuova sfida, abbiamo, insomma, vogliamo esportare tutto il ben fatto, tutto il know-how che abbiamo, insomma, che cerchiamo, che tentiamo di dimostrare qui a Pescara con il calcio giovanile dilettantistico a Teramo, anche se a Teramo è solo scuola calcio, quindi solo sì. Attività di base, 5-12 anni. Partiamo con 50 bambini, anzi li saluto tutti. Salutiamo tutti, anche perché tra qualche giorno ci verrete a trovare, ci saremo anche noi. E quindi sì, in una piazza importante dove comunque c'è una società professionistica che poi, tra l'altro, sta ben figurando, ci sono altre realtà importanti, quindi noi ci ricaviamo il nostro spazio sapendo che anche la Curi Teramo ha sottoscritto un contratto con la Juventus, quindi sì. Il mondo Curi, che è composto da tre realtà, hanno l'esclusiva di essere affiliate a Juventus per Abruzzo e Molise con la metodologia di allenamento, quindi un bambino che si allena con la Curi sì. Ha lo stesso metodo di allenamento di un bambino che si allena a Vinovo, chiaramente con i talenti diversi, col talento che dà certo. Il padre eterno diverso, però insomma, e questo ci quanti fa piacere. Quanti bambini ci sono a Teramo adesso? Ci sono 53 bambini in questo momento. Non è affatto male, come inizio, esatto, come start-up non è affatto male, considerando che c'è il Teramo e poi anche la Gaetano Bonolis che è radicata ormai. Di tradizione, cioè, infatti, di tradizione. Appunto, sì. Ci tengo a dire che, insomma, se è vero che ci siamo accostati al mondo Juve per l'amicizia di Massimiliano sì. Allegri, ma sappiamo benissimo che la Juve non ti concede il marchio se certo. Poi non dimostri la chiaro. Qualità. Quindi noi siamo al secondo anno, siamo in scadenza di contratto con la Juventus, ma coltiviamo in noi ottime possibilità di rinnovare questo significa rapporto. Che la Juve è soddisfatta del lavoro che state facendo. Allegri andrà al Bayern? Io la faccio a te direttamente la domanda perché sei molto amico. No, cioè secondo me, non sono parole sue, ma secondo me no. Anzi, facciamo così, se fossi lui non ci andrei. Così. Chiederei anche al direttore che è molto amico di Max, esatto. Però non so se posso fare questa domanda oppure è una domanda... Osi. Posso osare? Osi. Oso. Quindi... No, credo di no. Credo di no, perché oggi se ne parlava, credo. Radio 24 che c'era... Secondo me fino a giugno... Quindi è proprio anno sabbatico. Totò, l'ultima cosa, perché è importante anche il rapporto con la famiglia e la scuola per voi, no? Come no, anche perché cioè, noi siamo cresciuti insieme calcisticamente, certo. Io torno a ribadire un concetto fondamentale. La società sportiva, che può anche non essere di calcio, è la terza agenzia educativa certo. Dopo la famiglia e dopo la scuola. Se non esiste un'alleanza tra queste tre agenzie, arrivano al bambino dei messaggi contrastanti e il bambino perde la testa. Quindi io dico sempre, stiamo insieme alle famiglie, stiamo insieme. Io non sono convinto che il genitore, come dice qualcuno, è un problema. Il genitore è una risorsa, sì. Ma deve dimostrare di essere una risorsa e di, appunto allearsi con la società sportiva, per non far arrivare al bambino messaggi differenti che lo potrebbero sicuramente spiazzare. E questo credo che sia un concetto fondamentale che hai fatto bene a ribadire, a sottolineare. Maurizio, tuo figlio, 2002, pare che prometta bene. Non gli dire che è un fenomeno per l'amore di Dio. Ho detto solo, per l'amore di Dio. Ha fatto le sorti in Serie D col Chieti, quindi insomma. No, fa piacere da padre, però giustamente... 2002, stiamo parlando di un ragazzino. Ha fatto una presenza, quindi si sta ritagliando il suo spazio, ma sta vivendo la situazione come è giusto che sia. Certo. Un ragazzino di 17 anni, si deve divertire. Il ruolo? Attaccante in tutti i... Un po' come il papà? Non proprio come me, cioè, però... In che senso? Quali sono i tratti distintivi?
lui è più bravo tecnicamente. Ah, tecnicamente è più bravo. Tecnicamente più bravo, destro e sinistro, poi tu, ripeto, più veloce, lui più tecnico, ma, diciamo così. Sì, poi c'ha 17 anni, quindi ancora, ancora... a 23-24 anni ancora non c'è la definizione, tra virgolette, di ruolo, no, figurarsi a... Ripeto, io non gli sto sopra queste cose qua, perché... E questo è fondamentale, no, perché i genitori... Purtroppo sono molto spesso opprimenti. No, ma ha detto una cosa giusta, sì. Totò. Deve, finché qualsiasi cosa aggiunga va tutto bene. E quindi quando c'è l'opportunità di far crescere il ragazzo, con la, come ha detto, con la società, scuola e famiglia. E famiglia, è fondamentale. Se può creare problemi è meglio mettersi, certo, da parte. Io ripeto, per quello che riguarda mio figlio, ci sono gli educatori che sono gli allenatori, così, no, anche se sono del mestiere non mi permetto. Non sei un genitore invadente, no, diciamo, assolutamente. Questo è fondamentale. Tanto è vero che non vado neanche a vedere le partite per evitare determinate situazioni, ambiguità che si potrebbero, no, perché creare. Io sono 80 puntate che faccio su, appunto, Promesse Vincenti, lo ribadisco, anche perché sta andando bene, fortunatamente da 2 anni ho visto cose, insomma, genitori che stanno lì attenti a vedere, chiedono, no, ma poi cioè, ti chiedono, va bene, però sono un po' troppo, secondo me, no, invasivi, sì. Ecco. Però, ti ringrazio a nome di tutti gli operatori, sì, del calcio dilettantistico, perché dai la possibilità di scoprire un mondo difficile, certo, complicato, difficile, complesso, variegato, in cui io dico sempre che chi ci opera o è un eroe o è un pazzo o è tutte e due le cose insieme, perché ci vuole una sana follia. Per... Vero direttore, sì, prima della pubblicità, tre io parole. Io vorrei dire una cosa e chiedo preventivamente scusa all'emittente. Io, essendo insonne... Di notte mi alzo spesso e accendo il televisore, non mi metto a leggere. E ti addormenti? No, e trovo Promesse Vincenti con la tua faccia a tutte le ore della notte, di tutti i giorni. Perché? Allora mettiamo di notte proprio perché sappiamo. Io sono di una generazione che quando si alzava alle 4 di notte c'erano dei filmetti in televisione un po' così. Invece... E preferivo quell'epoca lì. Certo. Grande direttore, ci fermiamo per pochi istanti, poi il finale con qualche immagine di qualche precedente tra Empoli e Pescara. Ah, trovo anche le biciclette di Giancarli la notte. Ah, certo, anche Giancarli. Eccoci qui, 22 e 24, in diretta da studio, abbiamo 4 minuti, allora ne approfittiamo per vedere qualche precedente tra Empoli e Pescara. Intanto Cosenza-Cremonese sempre 2-0 e siamo al 64esimo, dunque quasi al 20esimo della ripresa. Cominciamo dal 1986, Serie B, allenatore Enrico Catuzzi, Empoli batte Pescara 1-0, c'è subito una punizione qui di Cipriani che colpisce la traversa della porta di difesa da Maurizio Rossi, rivediamo ancora Cipriani che era un ottimo giocatore dell'epoca, esatto, e questo invece è il tiro, sì, sempre di Cipriani, qui para Maurizio Rossi, portiere di quel Pescara, il vantaggio, il gol partita, il tiro di Casaroli, anche un ex era Casaroli, sì, e la rete decisiva firmata da Walter Mazzari, anche lui un ex, aveva militato nel Pescara nell'81-82, qui non benissimo c'è da dire Maurizio Rossi che ha rimesso il pallone, no, arrivò praticamente con l'etichetta del nuovo Antognoni Mazzari, sì, sì. E con qui Saul Malatrasi allenatore, e qui viene espulso Rebonato. Rebonato, fallo di frustrazione da Tergo, erano i minuti finali della partita, Empoli batte Pescara 1-0. Andiamo con le immagini al 15 maggio 1988, l'ultima partita del campionato di Serie A, l'unica salvezza conquistata dal Pescara nel massimo campionato, allenatore Giovanni Galeone, l'Empoli invece retrocesse, partiva da meno 5, da 5 punti di penalizzazione, questo è il primo gol firmato da Incocciati, che però commette un fallo, credo evidente, ai danni di Marcheggiani che si arrabbia nei confronti dell'arbitro. Il secondo gol di Ekström, lo svedese, Johnny in forza Ekström all'Empoli in quel campionato 2-0, era l'ultima partita del campionato di Serie A 1987-88, qui c'è il rigore su Baldieri, il fallo commesso da Franco Marcheggiani che non protesta perché insomma il rigore c'è tutto, Cucchi firma il tris. Nella ripresa ci saranno 2 gol del Pescara, il primo su calcio di rigore, stiamo per vederlo, Pagano viene atterrato dal portiere dell'Empoli, non mi ricordo chi fosse in quella stagione, il gol di Gasperini che spiazza l'estremo difensore dell'Empoli e poi il secondo gol, tra l'altro la curiosità, questo è un assolo di Romano Galvani,
lui firmò il primo e l'ultimo gol di quella stagione, il primo proprio a Milano. Due gol, uno alla prima giornata e uno all'ultima. Esatto, la fantastica impresa di Milano contro l'Inter di Trapattoni, 0-2 il verdetto finale. Andiamo con le immagini, al 24 ottobre 1999, arbitro Paparesta di Bari, protagonista perché non diede un calcio di rigore nettissimo al Pescara, una bellissima partita nel finale, il vantaggio dell'Empoli, smanaccia Bordoni, il gran destro al volo di Totò Di Natale. 1999, stiamo parlando di 20 anni fa, allenatore Giovanni Galeone, 99-2000, guardate che fallo Fusco, che poi indosserà la maglia del Pescara, su Massara, che viene ammonito da Paparesta di Bari per simulazione, cioè clamoroso. Clamoroso, eravamo sull'1-0, ma al 94esimo arriverà il grandissimo gol di Federico Giampaolo, ricordo anche in radiocronaca, 20 anni fa, mi sono entusiasmato perché direttamente un rinvio di Bordoni, lo stop fantastico di Giampaolo, lo scambio con Sullo, poi Giampaolo che si inserisce sull'assist di Sullo e fa gol con un tocco raffinatissimo, guardate un po', insomma, tanta roba, eh? Federico Giampaolo era un grandissimo giocatore. Questo era il precedente del 99. Arriviamo con le immagini al 16 aprile 2005, allenatore Gianni Simonelli, anche qui un tipico caso di borseggio, se vogliamo, il gol di Boucher, il Pescara pareggerà sempre nel primo tempo con una bellissima azione, eccola qui, la sponda di Varricchio, il cross di Croce, poi c'è la sponda, in questo caso di Mariniello, e il gol di Varricchio che va a concludere. 1-1, ma poi che cosa succede? Massimiliano Varricchio che sostituì Calaiò, i tifosi del Pescara ricorderanno, Gianni Simonelli, che grande uomo. Che cosa accade? Accade questo, che l'Empoli va in vantaggio, qui non è perfetto, non è impeccabile il portiere del Pescara Ivan, il tiro era di Tavano, non riesce a liberare sulla linea Sbrizzo, guardate qui un rigore clamoroso non accordato al Pescara, l'arbitro era Girardi di San Donà, era a fine partita, viene espulso Mariniello per proteste, giustamente. Anzi no, viene espulso per simulazione addirittura. Come Mariniello e espulso per proteste Sbrizzo, pazzesco. E quello è un punto che peserà a fine campionato, perché alla fine l'Empoli andò in Serie A, mi ricordo, con Somma allenatore, e il Pescara retrocesse purtroppo, però un rigore solare non accordato al Pescara in quella partita. Chiudiamo con l'unico precedente vittorioso del Pescara allo stadio Castellani, il maestro Zeman in panchina, qui no, ricordati che sono direttore il direttore qui, insomma, il gol è bellissimo perché sul rinvio di Anania, poi la gran giocata di Insigne e il colpo di testa in tuffo di Maniero, 1-0, era il gennaio 2012, il Pescara praticamente era salito in testa alla classifica dopo la vittoria di Crotone. Dopo qualche giorno andò a Crotone, vinse la partita, primo in classifica quel Pescara a fine gennaio, rivediamo il gol in tuffo di Pippo Riccardo Maniero e questo è il raddoppio firmato da Insigne con un assist di Nielsen. Nielsen, che bel giocatore che era, sì. Bel giocatore, 2-0 per il Pescara, l'unica vittoria conquistata dal Pescara nei 19, credo, precedenti disputati allo stadio Castellani di Empoli. 9 vittorie dell'Empoli, 8 pareggi e una sola affermazione del Pescara, quindi 18. Insomma, questo è quanto. Abbiamo chiuso. Dobbiamo davvero salutarci, no? Perché abbiamo sforato come sempre. Grazie al direttore Pierpaolo Marchetti. Grazie, grazie della promozione. Grazie. Saprò essere riconoscente con voi. Grazie a Totò. Grazie a te Massimo, buonasera a tutti. Grazie. Per il nuovo progetto Curi Teramo che è cominciato da quest'anno. Grazie e davvero un in bocca al lupo anche a Maurizio Tacchi. Grazie. Purtroppo le cose vanno così nel calcio, fa parte del percorso degli allenatori, però ci saranno altre così possibilità. Grazie ancora a Maurizio, grazie ad Andrea Berardinelli, al nostro dinodaggio. Naturalmente ci vedremo sabato ore 18 dopo partita con Enrico Giancarli dello Stadio Castellani, interviste post partita e poi il consueto approfondimento relativo naturalmente ad Empoli Pescara. È tutto e buonasera.